Ragazzi, buongiorno, eccoci qua con la recensione del mercoledì. Oggi parliamo di Pavel, è un ragazzo che sta incominciando a vendere su eBay, ha aperto il suo negozio in maniera privata e mi ha chiesto se gli posso dare un'occhiata. Molto simpatico, Pavel vende carte da gioco Magic, carte Magic. Andiamo a vedere il suo negozio che si chiama Magic Game Varazze, se non mi sbaglio, sì. Ok, ci vediamo, ciao, a dopo. Ok. Andiamo a riempire un attimino questo spazio, cerchiamo di fare più piccole le icone, così almeno si riduce questa parte superiore, ok? Una considerazione subito, primo impatto, quella che ho visto e che è quella che risalta di più. Le fotografie sono molto sgranate. Credo che chi colleziona questi prodotti abbia la voglia e l'esigenza di vedere delle fotografie di alta risoluzione. Questa, primo caso, è andata bene. Questa, ad esempio, che è molta nel dettaglio, dove c'è molta roba, si potrebbe addirittura andarla a migliorare, ok? Cerca di fare delle fotografie un po' più nel dettaglio. Ce ne sono altre che ho visto, alcune erano completamente sgranate. Vediamo se la vado a beccare. Era questa, non mi ricordo, vediamo subito. Questa era... sì, va bene, io sono un po' troppo puntiglioso, ok? Però visto che stai vendendo delle cose che sono immagini, che devono essere tenute bene, che la gente le vuole ben custodite, è meglio fare delle belle fotografie. Ok, altro aspetto, se io adesso non sono convinto di questa cosa perché non conosco il settore, però se le carte singole Magic hanno varie categorie, suddividi questa categoria nelle sottocategorie, ok? E questa è una cosa molto importante, perché se uno cerca non si spulce 64 risultati, ma se trova delle sottocategorie ancora meglio. Una cosa molto importante che è assolutamente da evidenziare è il fatto che non metti la parola chiave principale all'interno delle tue inserzioni. Queste sono carte Magic. E perché non mettiamo la parola chiave carte Magic? Perché ti faccio un esempio: se io vado su eBay, ok, e scrivo carte Magic, ho 250.000, 55.000 risultati, e se stai tranquillo e stai sicuro che se uno va a digitare questa parola chiave, ok, la parola chiave che ho digitato io, e tu non ce l'hai nel tuo titolo, non ti troverà. Questa è una cosa molto importante, ok? Perciò fai molta attenzione, deve essere scritto ben chiaro che tu vendi carte Magic. Proseguiamo. Andiamo a vedere un attimino il negozio, ma non c'è molto da vedere alla fine. L'altra cosa che si può vedere è andare un attimo a controllare le descrizioni. Allora, la descrizione, questo cerca di ridurlo, a mettere un po' più alto, c'è troppo spazio, in mobile è un casino, non si legge niente. Va bene, questo no, lasciali stare, queste cose qua non le andare a mettere. Questa è una cosa interessante. Hai messo i correlati, va bene. Tutte le informazioni di contatto, tutto quello che vuoi dire, guarda che spedisco con questo, guarda che spedisco con quest'altro, fa le pagine personalizzate o le metti addirittura qua, ok? In maniera che queste informazioni non vanno a sporcare l'inserzione. Ok, ragazzi? Un'altra cosa che può essere interessante è il fatto che ho notato che molte delle tue spedizioni hanno dei costi variabili. Credo che comunque la carta che tu spedisci sia sempre la stessa. Non capisco perché in alcuni casi tu dai delle spedizioni differenti. Ad esempio, adesso mi sono trovate tutte. Questa, ad esempio, perché 101 e questa 095? Perché questa, vabbè, spingi con la gratuita, d'accordo? Però quando la spedizione è fissa, ok, non ti conviene fare questo gioco di 095-101, perché poi cosa succede? Io mi compro questa, tu quale spedizione mi dai? Mi dai la 095 o la 101? E io come cliente mi incazzo, perché se tu mi dai la 101, mi incazzo. Tu mi dovresti dare la 095, quella a costo inferiore. Perciò mettile tutte uguali, ok? Va bene, ragazzi, una recensione molto veloce, non sono andato molto nel dettaglio perché è un negozio molto base, non ci sono delle impostazioni, l'argomento è sempre lo stesso. La cosa più importante è metti la parola chiave nel titolo. Se non c'è la parola chiave non ti troveranno mai, anche perché tu usi molti termini che sono abbreviazioni o comunque termini è in inglese, in, cioè, ITA. Non tutti cercano queste cose, ok?
non tutti possono fare queste abbreviazioni. Invece se tu metti che queste sono delle carte Magic da torneo, Tron, Pauper, quello che è, però già la parola chiave principale ti fa trovare, ok? Ok ragazzi, considerazioni semplici, ok? È un negozio molto base, è appena partito, perciò non c'è un... non c'è l'intenzione di diventare professionale, o quantomeno non lo so, però è molto terra terra, ma comunque va bene, l'impegno c'è, perciò Pavel vai avanti così. Per il resto ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciate sempre like, ok? Per il resto, se qualcuno ha qualche domanda me la fa tranquillamente, io rispondo. Poi buone carte Magic a tutti, ciao da Max.